Siamo con Mariano Vaccaro dell'Associazione Sportiva Dilettantistica All Soccer, un momento decisamente difficile per tutti e anche per il calcio dilettantistico giovanile. Come la state vivendo voi e come la stanno vivendo i ragazzi? Soccer è una società un po' atipica perché sotto questo nome ci sono più progetti, tra cui un progetto di Academy, quindi degli allenamenti individualizzati per giocatori che partecipano a campionati con tante altre società, e poi abbiamo il nostro settore giovanile. E tutti e due i progetti sono stati indeboliti purtroppo da questa pandemia, abbiamo avuto un sacco di restrizioni e i problemi più grossi li abbiamo riscontrati nelle categorie di adolescenti, preadolescenti e anche nei piccolini. Credo che ci sia avvicinando sempre di più un abbandono delle attività sportive da parte di questi ragazzi, perché questa vita sedentaria, questa vita resa sempre più intensa con il web, ha distaccato molto i ragazzi dalle attività sportive, causandoli anche una sedentarietà che può influire anche nella loro salute, oltre che sulla parte psicologica. Quest'anno più di una volta ho visto vivere da ragazzi della scuola calcio magari vivere momenti anche di senso di inadeguatezza, perché magari la loro crescita biologica avviene lo stesso ma non si sentono più adatti o più efficaci al gioco del calcio e preferiscono magari ridimensionare il loro impegno. E per noi come società è stato molto importante comunque garantirgli delle attività sportive, perché le riteniamo importantissime per la loro crescita, per la loro salute, sia fisica ma anche mentale, e poter portare loro attraverso il messaggio sportivo un benessere che deve far esprimere tutti i loro talenti, anche quello di saper fare socialità e adattarsi a questo momento. Ecco, voi state anche guardando avanti con un certo ottimismo e anche con l'ambizione e l'orgoglio di una società sportiva che vuole lavorare come si deve. In questo senso l'affiliazione con il Monza è particolarmente importante, vi fa guardare al futuro con grande entusiasmo. Beh, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti i mister e i dirigenti che hanno permesso comunque una costante attività, e non c'è stato nessun giorno al quale non eravamo stati colpiti da restrizioni che All Soccer non ha proposto attività sportiva. Ma dietro le quinte l'attività della società non è mai venuta a mancare, e abbiamo deciso quest'anno, abbiamo scelto, il Monza ci ha scelto per diventare un centro tecnico di riferimento attraverso il progetto Insieme al Monza. Perché abbiamo voluto fare questo? Non l'abbiamo fatto per finalità commerciali, l'abbiamo fatto perché secondo noi è un'opportunità importante, in primis per noi della società, di poter confrontarci con una società di alto livello. Riteniamo che sia una validissima opportunità per tutte le figure adulte, quindi dirigenti e allenatori che possono condividere le metodologie degli allenatori del Monza che saranno presenti sui nostri campi in un modo costante per tutta la durata della stagione, ovviamente Covid permettendo, ma riteniamo che sia una bella opportunità per tutti i giocatori, sia per quelli molto agonisti, a quale sono alla ricerca di grande visibilità agonistica, ma sia anche a quei ragazzi che in questo momento sono meno pronti. Questo progetto l'abbiamo scelto perché nessuno è escluso e siamo tutti molto convinti e determinati di portare avanti un progetto per molti anni. 5 anni parliamo. Beh, io mi auguro che duri in eterno, perché io ho avuto il piacere di giocare nel Monza da bambino piccolo fino alla prima squadra, quindi per me c'è anche un qualcosa di emozionale e un po' ripercorrere quello che è stato la mia infanzia. Mi auguro molto di più, in questo momento siamo molto convinti della scelta, della vita, il Covid ce l'ha insegnato, non c'è nulla di scontato, però ecco, mi sento particolarmente legato sia all'identità, sia alla società e alla linea di condotta che ci sta proponendo il Monza. Quindi benvengono questi 5 anni di sano e bel lavoro. Tra l'altro il Monza
che ha una storia di grande vivaio di giocatori che sono emersi ad altissimi livelli, partendo proprio dal Brianteo, oggi in modo particolare ha grandi ambizioni, calca un palcoscenico importante come quello della Serie B, con ambizioni chissà, con una proprietà che non ha bisogno di presentazioni e un management che lo è altrettanto. La scelta che abbiamo fatto è anche della speranza di poter portare i nostri ragazzi a vedere qualche bella partita di Serie A a qualche chilometro dal nostro centro sportivo, quindi avrebbe anche per noi una componente sociale, no? Insieme ai nostri ragazzi fare un tifo positivo, parlare della proprietà e di quello che sta facendo il Monza per me diventa facilissimo, nel senso che la proprietà ha già dimostrato di essere capace di stare sul tetto del mondo. E è bello avere a che fare con una società che ha questa prospettiva, che mette in campo determinati talenti e che ha un occhio particolare sempre più forte verso il settore giovanile. Quindi non mi resta che augurargli un grande in bocca al lupo a tutto il mondo Monza, perché vedo che stanno spendendo grandi risorse, grandi energie per concretizzare poi i voleri del Presidente.